Salve a tutti, sono Diana 94 e questo è di nuovo il mio canale e siamo qui per il secondo Royal Case. Allora, questo è un caso poco noto qui in Italia, ma dalle sue parti, ossia in Germania, è molto molto famoso. Allora, io per potervelo descrivere mi baso principalmente su tre libri, e De Roi e De Rein di Juliette Benzoni, che però ne ha una visione un po' datata perché il libro uscì negli anni 70 e non è mai stato revisionato. Il romanzo dei Windsor di Antonio Ca e Caparica, che è stato il primo a farmelo conoscere, e Daughters of the Winter Queen di Nancy Colston, che è anche uno dei pochi che io sia riuscito a trovare su questo caso. Poi ce ne saranno altri sicuramente, principalmente in tedesco, e quindi adesso cominciamo. Se voi avete maggiori informazioni, altre fonti, fatemelo sapere come sempre nei commenti. Bisogna cominciare non dall'inizio, ma dall'inizio inizio, perché è una vicenda molto lunga, non complicata, ma dove bisogna conoscere prima molti antefatti. 1658. La giovane Sofia del Palatinato sposa Ernest August di Hanover. Inizialmente avrebbe dovuto sposare suo fratello maggiore, Georg William, ma c'è stato un piccolo problema. Infatti, Georg William è tornato dall'addio al celibato a Venezia con un ricordino piuttosto permanente e piuttosto invalidante. Sembra sia sifilide, sembra. Quindi non è più adatto alla procreazione e gli viene fortemente sconsigliato di sposarsi. Nessun problema, si dicono i fratelli. Sofia, che era già fidanzata, promessa sposa, con un regolare contratto, viene ceduta a Ernest August. E lei, che vorrebbe una vita, diciamo, migliore di quella che ha, e sposare un elettore è un grandissimo vantaggio per lei, che è figlia di un re spodestato, accetta e si trasferisce ad Hannover. Ernest August, come tutti gli Hannover, è, a mio parere, la prova personale che l'uomo discende dal maiale. Come tutti i suoi discendenti fino a Giorgio III, re d'Inghilterra escluso, è grasso, rozzo, volgare, ignorantissimo e si circonda di amanti. Lui ha un'amante fissa, Clara Elisabeth von Platen, e Sofia chiude un occhio perché non è interessata alla questione. A lei importa più che altro essere finalmente elettrice, avere una stabilità economica e politica, e diciamo che non vuole entrare in queste faccende perché sa che ne uscirebbe sconfitta. La coppia ha due figli e al maschio gli mette il nome Georg, come lo zio. Georg Wilhelm, che nonostante tutto è ancora all'erede dell'elettore, ha, qualche anno dopo, la bella idea di sposarsi, anche se non dovrebbe. Si innamora, infatti, di una nobildonna francese di fede ugonotta, tale Elisabeth de Blois, e siglano un contratto in cui lui si impegna a esserle fedele e a mantenerla, e lei si impegna a non lasciarlo. Non è propriamente un matrimonio, ma è una convivenza, diciamo così. Oggi lo definiremo un accordo, un patto civile, insomma, non è che sono sposati, ma convivono ed è legale. La coppia ha una bambina, Sofia Dorotea, e questo è un problema perché il ramo di Hannover da anni cercava di potersi riannettere il piccolo Brunswick-Landenburg, che era stato assegnato a Georg William.
Sì, credeva all'inizio che Georg William sarebbe morto scapolo e quindi sarebbe andato a Ernest o a suo figlio Georg, non c'era problema. Adesso che invece c'è il matrimonio, già ci si dispera. Ma siccome nasce solamente Sofia o Dorotea, si pensa fin dall'inizio che il problema sia quantomeno abbastanza risolvibile. E si decide infatti di far sposare Sofia Dorotea con Georg. Non è che sia stata un'unione così azzeccata, dico io. Sofia Dorotea, infatti, quando lo viene a sapere, urla: "Tutti, ma non quel maiale!" Georg William, infatti, è esattamente come il padre. È grasso, rozzo e un pochino più intelligente e più istruito, ma anche lui si circonda di amanti. Gli Hannover, come ho detto prima, sono la prova vivente che l'uomo forse non discende dalla scimmia, ma dal maiale. La sua amante, Fiste, è una certa Melusine von Schulenberg e sembra che ne abbia anche un'altra che sembra sia una sua sorellastra. Ripeto, sembra. Perché non si sa esattamente qual la paternità dei figli delle sue amanti, non si sa esattamente Ernest quanti figli abbia avuto, se siano figli suoi o dei mariti delle sue amanti, quindi lasciamo un bel punto interrogativo e mettiamola come una diceria. Sofia Dorotea è cresciuta in una famiglia di innamorati. Lei sogna il grande amore, per certi versi un po' come, non direi Madame Bovary, ma più o meno il modello è quello. Legge romanzi d'amore, aspetta il cavaliere e evidentemente il cavaliere non è Georg. Però accetta alla fine di sposarlo. E hanno due figli. Sofia Dorotea non viene molto stimata alla corte del suocero, la stessa Sofia del Palatinato la considera una ragazzina frivola, sciocca e anche piuttosto imbarazzante. Georg, nonostante tutto, è molto preso da lei, le vuole sinceramente bene ed è convinto che lei lo ami a sua volta. Ed è qui che cominciano i problemi. Infatti, nella vita di Sofia Dorotea, entra in scena il principe azzurro. O meglio, rientra in scena, perché quando era bambina, Sofia Dorotea aveva conosciuto un certo Philipp von Königsmarck. I Königsmarck erano una famiglia svedese, di buoni natali ma di bassa nobiltà. E Philipp aveva conosciuto, durante le guerre contro i turchi, uno dei figli di Sofia del Palatinato. E proprio per questo, tornato in Europa, si era recato ad Hannover. Non che non potesse andare in altri luoghi, perché sua sorella Aurora von Königsmarck era la favorita dell'elettore di Sassonia, Augusto il Forte. Detto il Forte per motivi che possiamo immaginare. E per una certa stima che fa risalire i suoi figli illegittimi a 350. Prendete il numero con le pinze. Quindi, von Königsmarck va ad Hannover, rivede Sofia, e a quanto sembra quello che c'è stato fra loro quando erano adolescenti, sia esso un flirt, sia esso un vero romanzo d'amore, ricomincia. Ricomincia e i due non lo vogliono nascondere. Nel mentre, Philip attira l'attenzione di Clara von Platen, l'amante di Ernest. Una certa storiografia ha dipinto Clara von Platen come un'intrigante ninfomane depravata. Io personalmente penso che un po' intrigante fosse. Che fosse una ninfomane ho diversi dubbi, visto che oggi si tende a non credere più alla ninfomania come una malattia. È anche vero che dividere il letto con Ernest non dovesse essere una passeggiata. Quindi sembra che Philip si sia legato a Clara, che sia stata a livello sentimentale, romantico o sessuale o semplicemente d'intesa politica di corte, non si sa.
Juliette Benzoni sostiene che lui sia stato uno dei suoi tanti amanti. Io, in altri testi, non ho trovato una conferma o altro. Sembra comunque che Clara von Platen, no, notato Philip von Konigsmark, abbia dei progetti su di lui. Nella fattispecie, fargli sposare sua figlia. Philip dice no. Lui è innamorato di Sofia Dorotea, vuole stare con lei. E, peggio ancora, i due si scambiano delle lettere e progettano di fuggire insieme in Sassonia dalla sorella di lui, pensando che Aurora e l'elettore Augusto possano difenderli. Non si sa come il piano viene scoperto, specialmente perché i due non erano molto discreti, e viene portato all'attenzione del lettore e di sua moglie. Ernest non la prende bene perché questo sarebbe uno scandalo senza precedenti e metterebbe in dubbio anche la paternità dei suoi nipoti, e questa è la cosa più grave. Cosa fare, cosa non fare, non ci viene detto nelle tante lettere di Sofia, e Georg è ben deciso a vendicare il suo onore, Ernest gli dà carta bianca, e accade quello che si può immaginare. La notte del presunto, molto presunto, rapimento di Sofia Dorotea, Konigsmark viene raggiunto da tre uomini che lo uccidono e fanno sparire il corpo. Una voce sostiene che sia stato semplicemente gettato nel canale e un'altra voce invece sostiene che il suo corpo sia stato gettato nella calce, un'altra ancora che sia stato bruciato. Insomma, il corpo di Philip von Konigsmark sparisce. Immediatamente dopo, Sofia Dorotea viene obbligata al divorzio, nonché a rinunciare a qualsiasi pretesa abbia sui figli, e viene mandata in una sorta di esilio dorato, ma pur sempre esilio perché vengono messe a sbarre alla sua finestra, a Selle. A Selle Sofia Dorotea trascorrerà gli ultimi anni della sua vita, mentre ad Hannover ci si sforza, anche in maniera piuttosto goffa, di cancellare ogni traccia dell'esistenza di Konigsmark. I suoi appartamenti vengono riportati, viene prelevato tutto, viene fermata la sua corrispondenza e si fa sapere che Konigsmark se n'è andato. Dove? Ci si chiede in tutta Europa, perché la voce di una tresca era arrivata ovunque, e si risponde che è partito, è andato di nuovo in guerra con i turchi, è andato da sua sorella Aurora in Sassonia. E quasi nessuno solleva obiezioni perché si è capito come è andata a finire. L'unica che per anni cercherà di ottenere la verità scontrandosi contro un muro di silenzio e di omertà è Aurora von Konigsmark, che forte del suo status di amante di Augusto di Sassonia tenterà in ogni modo di scoprire cosa sia accaduto al fratello, scoprendo che è stato assassinato ma che il corpo non c'è. Sofia, nelle sue lettere, scriverà che sua nipote barra nuora è colpevole, che è tutta colpa di Konigsmark, che non sappiamo dov'è, insomma, anche lei cercherà di nascondere la cosa. Ora, sembra che negli anni 70 sia stato trovato un corpo in uno dei canali di Hannover, che potrebbe essere quello di Konigsmark. Le analisi non hanno dato risultati effettivi, sia solamente che è un corpo di un uomo dai 30 ai 40 anni e che è morto di morte violenta. Potrebbe essere Philip von Konigsmark, come potrebbe non esserlo. Se vi interessa approfondire questo argomento, allora, Juliette Benzoni vi ha scritto una duologia che io non ho ancora letto, ma che prometto di fare, di un ingerello. E c'è un film degli anni 40 che si chiama Saraband, danese, ricordo bene il titolo. È un film piuttosto molto, molto tipico di quegli anni.
purtroppo oggi meriterebbero di più. Si meriterebbe un film o una serie TV perché è una vicenda veramente, veramente interessante e anche molto moderna. Perché possiamo vedere il doppio standard che per anni ha circondato le relazioni extraconiugali. Se infatti con Georg e con suo padre nessuno ha nulla da eccepire, anzi, Clara von Platen e Melusine saranno sempre state d'accordo, riceveranno titoli, onori e denaro. E Melusine, una volta che Georg sarà diventato re d'Inghilterra, verrà nominata persino duchessa. Dal lato, Sofia e Dorothea e Philipp von Königsmarck verranno considerati come una degenerazione, qualcosa che non si deve fare, un tradimento addirittura, non solo perché lui voleva fuggire, ma proprio perché lei si è innamorata e ha voluto a tutti i costi consumare la sua relazione con Philipp invece di lasciarla puramente platonica. Insomma, possiamo vedere come da un lato l'adulterio maschile sia accettato, incoraggiato e quello femminile biasimato. Infatti, per anni, sulla figura del futuro Giorgio II si erano diversi dubbi sulla sua effettiva paternità. Personalmente non ci credo perché, guardando i ritratti, padre e figlio si assomigliano molto. Inoltre, le date non corrispondono. Questo è tutto. Se avete dei suggerimenti per The Royal Case o per dei libri per approfondire sull'argomento, se conoscete altri film, documentari, altri testi, fatemelo sapere nei commenti come sempre e ci vediamo alla prossima parte.